Regione Toscana. Il Consiglio regionale. Il Consiglio regionale ritorna a parlare delle aree interne e approva una proposta di legge che prevede una fiscalità di vantaggio per i comuni che rientrano nelle cosiddette aree interne. Un aiuto concreto che potrà dare impulso, secondo il Consiglio regionale, a combattere lo spopolamento delle aree rurali e marginali e dare nuove opportunità di lavoro soprattutto ai giovani. La proposta, votata all'unanimità dal Consiglio con 36 voti favorevoli, invia al Parlamento italiano la proposta di legge che, in caso di approvazione a livello nazionale, prevederebbe l'estensione ai comuni ricompresi nella mappatura delle aree interne di agevolazioni contributive previste dalla legge 104 del 2020, che si rivolge ai territori svantaggiati. Questo atto interviene sul bilancio di previsione dello Stato e prevede, in favore dei datori di lavoro privati la cui sede di lavoro sia situata in aree svantaggiate, un esonero pari al 30% del versamento dei contributi previdenziali complessivamente dovuti dalle imprese. Per aree svantaggiate oggi si intendono quelle regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75% della media dell'Unione Europea. Ma con questo atto del Consiglio regionale si chiede al Parlamento di prevedere dal 2024 di estendere l'agevolazione anche a tutti quei comuni che rientrano nelle aree interne, finanziando gli importi necessari con l'attuazione del PNRR. Sono innanzitutto felice che il Consiglio regionale abbia approvato all'unanimità questa proposta di cui sono primo firmatario e che ora quindi andrà al Parlamento nazionale. Noi siamo consapevoli che chi investe e crea lavoro nelle aree interne, cioè le aree montane, le isole, le aree più periferiche, sostiene costi maggiori rispetto a un'impresa ubicata in altri territori. E sappiamo anche, ce lo dicono i dati del reddito pro capite, che il comune con il reddito pro capite più basso in Italia è sulle Alpi, così come in Toscana e in Lunigiana. Noi abbiamo da colmare questa diseguaglianza, non solo tra nord e sud, ma fra aree urbane e zone periferiche. Questa misura va nell'ottica di far operare un intervento che nelle zone del sud dove è stata applicata ha prodotto in 6 mesi più di 500.000 posti di lavoro in più. La decontribuzione, il taglio del 30% per gli imprenditori che assumono nelle aree interne e montane, che quindi noi chiediamo che appunto questa misura venga estesa a tutte le aree interne del centro-nord. Le regioni non hanno competenza in materia fiscale, ce l'ha tutta lo Stato. Noi ci auguriamo che ora anche le altre regioni del centro-nord sostengano la battaglia che da oggi inizia la Toscana, perché appunto le aree montane del territorio nazionale, tutte, anche quelle del centro-nord, hanno problemi seri dal punto di vista dello spopolamento, e lo spopolamento si combatte non solo con garantendo i servizi, ma soprattutto creando lavoro e dando opportunità alle persone di poter crescere dal punto di vista lavorativo e professionale in questi territori. Chi fa impresa poi deve avere riconosciuto il valore sociale di questo intervento. Quindi lo Stato deve fare subito qualcosa. La nostra proposta di legge al Parlamento chiede appunto di agire e indica anche una strada che, dove è stata applicata, ha già prodotto i benefici che noi vorremmo producesse anche nelle aree montane della nostra regione. È una proposta di legge che, dopo chiaramente gli approfondimenti in commissione aree interne, il gruppo di Fratelli d'Italia ha appoggiato convintamente, un tentativo di dare respiro sostanzialmente a quei datori di lavoro in riferimento chiaramente alle contribuzioni che sono dovute all'erario e che metterebbe in condizione di prolungare sostanzialmente questa possibilità per un periodo molto lungo, addirittura parliamo del 2029, con uno scaglionamento delle risorse che comunque sono importanti. L'abbiamo ritenuto oltremodo valida questa prospettiva, legandola sostanzialmente a quelle altre misure che nell'ultima cronaca recente del Consiglio regionale hanno riportato al centro finalmente, dal punto di vista sostanziale, le aree interne.
Ricordo una proposta di risoluzione votata recentemente sulle aree interne, proposta in commissione da Fratelli d'Italia, e sostanzialmente riteniamo che anche questa misura finalmente vada sul concreto. Ecco perché c'è l'appoggio del nostro partito in questa direzione. Finalmente una misura che dovrebbe toccare direttamente le tasche di coloro che nelle aree interne disagiate continuano, nonostante tutto, a creare e a portare a casa lavoro, non soltanto per quanto riguarda la redditività e il fatturato della propria azienda, ma anche garantendolo alle famiglie che continuano ad abitare, a credere nel futuro di queste aree che sono strategiche per la Toscana. Questa proposta era stata presentata anche dal Movimento 5 Stelle e della Campania. E perché è un'esigenza la problematica delle aree interne, della necessità, o meglio, del cercare delle soluzioni allo spopolamento, era emersa anche in quella regione, ma è sicuramente comune a tutta Italia. La fiscalità di vantaggio sicuramente non è la risoluzione del problema dello spopolamento. Più volte abbiamo sollevato anche all'interno della Commissione Aree Interne la questione che si può risolvere in maniera concreta soltanto dotando di infrastrutture fisiche, digitali, servizi per quanto riguarda la sanità, le scuole, queste aree e renderle vivibili come il resto della Toscana. Però sicuramente intanto riesce a porre, diciamo, un piccolo rimedio a uno dei problemi, che è quello appunto della fiscalità e del lavoro. Quindi sicuramente da accogliere in modo positivo, senza dimenticare però che gli obiettivi, quelli veri, si raggiungono con un intervento ben più massiccio, soprattutto con una programmazione e pianificazione attenta. Progetto interessante, il fine è quello che noi ci siamo posti come obiettivo in campagna elettorale: consentire alle persone che vivono nelle aree interne di avere le stesse opportunità delle persone che vivono nelle grandi aree metropolitane. È una questione di rispetto reciproco, è una questione di compensazione economica. Non sempre, vivendo nelle aree interne della Toscana, si hanno le stesse opportunità di chi vive in una grande città. Per fare questo cosa serve? Servono investimenti, servono infrastrutture, ma serve anche una politica fiscale perequativa che possa compensare questo disagio. Questo è il fine ultimo della proposta di legge. Serve una misura importante nazionale che vada a rivedere, definire, classificare quelle che sono aree non tanto svantaggiate ma quanto interne, e come tale hanno meno opportunità rispetto a quelle delle grandi città o quelle che hanno grandi linee di comunicazione. Facendo questo riusciremo ad ottenere quello che per noi è oggi un impegno politico, di fare in modo che il Parlamento approvi una legge su iniziativa delle regioni. Questo non si è mai verificato nella storia legislativa del Parlamento, è una delle funzioni previste, e quindi mi auguro che il testo possa arrivare in fondo, dato che oggi c'è un governo che sembra anche a parole sensibile a questo tema. L'emergenza Covid ha evidenziato ancora di più il problema dello spopolamento delle cosiddette aree interne, a cui aggiungo insulari e montane, perché queste zone, se non si fa qualcosa di veramente concreto, si rischia che lo spopolamento continui. Invece noi non bisogna non solo fermarlo, ma bisogna fare in modo che si ripopolino ancora di più. E l'unico modo che può, diciamo, la Regione chiedere è chiedere al Parlamento, perché la fiscalità dipende dallo Stato. E quindi, come è stato fatto qualcosa per le aree del Sud, noi chiediamo che anche le aree del Centro-Nord abbiano lo stesso vantaggio. Questo vantaggio si tradurrebbe ovviamente in maggiori posti di lavoro, perché il lavoro è l'unico incentivo che dà modo alla gente che vive in questi territori di continuare a viverci o di andare a viverci. Quindi creare lavoro è l'unica soluzione per ridurre lo spopolamento, quindi rendere questi borghi, perché spesso sono borghi, diciamo, più appetibili a tutti. Quindi abbiamo votato convintamente questa proposta di legge al Parlamento, sperando che anche altre regioni lo facciano, in modo che sia più sensibilizzato il governo su questo fattore.
È stato presentato in Consiglio regionale il volume Valori Val d'Orcia, una pubblicazione realizzata da Lorenzo Benocci e Cristiano Pellegrini che racconta un paesaggio toscano che è diventato un fenomeno sociale ed economico. La Val d'Orcia rappresenta un'area straordinaria della nostra regione, con alcuni luoghi simbolo, conosciuti e apprezzati in tutto il mondo, come i cipressini di San Quirico o il centro di Pienza, location uniche e protagoniste nel tempo anche del cinema. Ma il valore della Val d'Orcia è raccontato in un libro straordinario che rappresenta un territorio che è un patrimonio per l'umanità, lo è per se stesso, prima di tutto, lo è per la Toscana, lo è per l'Italia, per l'Europa, per il mondo, e quindi c'è un racconto di un libro che fondamentalmente spiega come si è creato valore nel tempo, come negli anni si è conservato questo valore e come questo valore può, a mio avviso, essere redistribuito fra quelle persone che vivono la Val d'Orcia. Per me è un onore poterlo presentare qui in Consiglio regionale con gli autori, perché la Val d'Orcia è stata riconosciuta dal Consiglio regionale come un territorio economico, turistico, un ambito speciale che è il più piccolo della Toscana, ma nel contempo produce il più alto valore aggiunto di ricchezza della Toscana. Quindi la soddisfazione di vedere un testo che racconta questo percorso, che la politica ha saputo riconoscere e nel contempo le istituzioni hanno il dovere di valorizzare. Valore Val d'Orcia è un saggio giornalistico che parla appunto della Val d'Orcia dal punto di vista economico e sociale, di come questa zona al sud della provincia di Siena sia cresciuta in modo esponenziale negli ultimi 30 anni dal punto di vista appunto economico, sia in appeal, in brand, quindi è sempre più conosciuta grazie alle proprie icone paesaggistiche, i cipressini di San Quirico, il potere Belvedere, la cappella di Vitaleta, è stata la location di film di grande successo come ad esempio Il Gladiatore, film da 6 premi Oscar, una location che oggi è visitata da turisti di tutto il mondo. Negli ultimi 30 anni la Val d'Orcia è cresciuta anche nelle strutture ricettive, aveva 47 strutture in tutti e 5 i comuni della Val d'Orcia nel 1992, ne ha oltre 500 oggi. È un saggio giornalistico che prova a dare la risposta alla domanda delle domande, perché questo paesaggio negli ultimi 30 anni ha acquistato questo valore universalmente riconosciuto nel mondo, quali sono, diciamo, i limiti che si possono raggiungere in uno sviluppo che è un valore che non è soltanto sociale, psicologico, ma anche e soprattutto economico, e è uno strumento che mettiamo nelle mani degli amministratori perché possano farne un buon uso. Inaugurata la mostra Imperfect al centro Expo Ciampi di Firenze, una serie di opere grafiche create dai ragazzi dell'Istituto Comprensivo Gonnelli di Montaione e Gambassi Terme, che rimarrà in esposizione fino al prossimo 31 marzo. Si tratta di un evento che intende fare una riflessione sul superamento di tutte le differenze. È stato realizzato in collaborazione con il Comitato Italiano Paralimpico. Un messaggio forte, un messaggio emozionante, il racconto attraverso lo sguardo delle ragazze e dei ragazzi più giovani, degli studenti della scuola Gonnelli di Montaione e Gambassi Terme, va nella direzione di mandare un messaggio di speranza da un lato e dall'altro un messaggio di grande forza. È un viaggio bello che è passato nella redazione di un libro, I am perfect o imperfect, si può leggere in due modi differenti, io sono perfetto o imperfetto, non c'è perfezione o imperfezione, c'è l'uomo, c'è ciascuno di noi, c'è la donna, c'è la persona al centro. E questa mostra, stupenda perché realizzata da ragazze e ragazzi, rappresenta il volto dell'Italia migliore. Allora un grazie a loro, un grazie ai docenti, un grazie alle amministrazioni comunali. Davvero oggi sono orgoglioso di ospitare questa mostra da un significato forte e profondo in Consiglio regionale. Il progetto è nato all'incirca nel 2018, diciamo è la naturale continuazione di un progetto precedente che era dedicato alla disabilità visiva, e in quel caso abbiamo realizzato dei libri tattili per il Museo del Bargello. Poi ho pensato di indirizzare i ragazzi verso la disabilità motoria, la diversa abilità legata allo sport, per cui andai proprio con la cartella sotto braccio dei disegni dei ragazzi sino a Roma, dal presidente Luca Pancalli, presidente nazionale del Comitato Paralimpico. E lui con grande entusiasmo ci ha aperto tutte le porte e ci ha aiutato, incoraggiato in questo progetto.
e noi abbiamo realizzato con questi disegni un libro che poi grazie al Consiglio regionale del Toscano abbiamo stampato in 200 copie e il presidente Pancalli, il Comitato Paralimpico Italiano, lo ha portato a Tokyo assieme alle nostre nazionali. Regione Toscana, il Consiglio regionale.